La verità si afferma da se stessa. Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti. Scuola del Cerchio Firenze 77. Essere e divenire. 13 dicembre 1975. A cura di VB. Dali. Eccoci ancora riuniti assieme. Di che cosa parleremo questa sera? Visto che non è la serata in cui si presenterà il fratello Claudio. Comunque avete fatto bene a focalizzare la vostra attenzione su questi problemi, in modo che quando Claudio si presenterà fra voi, potrete rivolgergli le domande che vi assillano. Di che cosa parleremo? Sì, perché ancora una volta ripetiamo che lo scopo di queste riunioni, di queste comunicazioni, non è quello di produrre dei fenomeni più o meno strani, inconsueti. Lo spiritismo, se così si vuole chiamare ancora, non può continuare ad essere una elencazione di fatti strani o straordinari. Sarebbe un ripetersi, forse sterile, che a lungo andare finirebbe con lo stancare. Dobbiamo dire e fare qualcosa di più. Che fare allora? È proprio lo scopo della nostra presenza fra voi, ed è quello di parlare di realtà che sono poco meditate, poco osservate, realtà che forse voi non avete la possibilità di controllare, ma che possono essere sostenute attraverso la logica. Vedete, noi vi abbiamo fatto un quadro generale di quella che è la realtà che noi riusciamo a vedere e a percepire. Questo quadro può essere affrontato da qualunque parte e segue un discorso logico, così come un indumento fatto a maglia, non è che un filo, è vero? Da qualunque parte noi possiamo cominciare a guardare, ad osservare questo quadro della realtà. C'è un filo conduttore, estremamente logico, che finisce in un concetto principale od ultimo. Il concetto di Dio assoluto. Dire Dio assoluto, voi lo sapete, se le parole hanno un significato, implica una serie di altre affermazioni, tutte susseguentesi. Voi potete pensare a un Dio diverso da quello che noi vi prospettiamo, siete liberissimi. Altri lo fanno, ma allora chiamate quel Dio Padre, Altissimo, Grande Architetto, Ente Supremo, come vi piace, ma non lo chiamate assoluto, perché chiamarlo assoluto, lo ripeto, significa riconoscere a lui certi concetti, certi altri principi, l'uno scaturente dall'altro, e giù, fino a riconoscere quel quadro generale che noi abbiamo affrontato invece dal basso. Noi abbiamo cominciato a parlare della reincarnazione, della legge di causa e di effetto, del karma, di tutte queste cose, vero? Dei piani di esistenza, e siamo saliti. Ma ognuna di queste verità che man mano andiamo focalizzando sta insieme logicamente, segue all'altra fino ad arrivare al concetto ultimo dell'assoluto. Comprendiamo che affrontare questo concetto per voi che siete abituati a pensare a Dio in certi termini mistici è molto difficile. È una strada insidiosa che di tanto in tanto vi mette di fronte a delle sorprese, che distrugge certe idee romantiche che vi siete fatti o che altri hanno costruito in voi. Ma se vogliamo essere logici sino in fondo, non possiamo che seguire questa strada e non potete che seguirla. Noi non stiamo parlando per difendere ciò che diciamo. La verità, lo abbiamo detto altre volte, non ha bisogno di difensori, si afferma da se stessa. È bello dire la causa della verità, ma ha poco senso. La verità non ha bisogno di chi la imponga. Man mano che l'uomo procede, si scopre da sola.
Vedete, Galilei scoprì la rotazione della Terra. Per pressioni esterne fu costretto a ritrarre. Ma nonostante il parere diverso del Papa, nonostante la ritrattazione di Galilei, la Terra girava lo stesso e gira tuttora. È vero, figli? Così non vogliamo difendere ciò che diciamo. Ciò che diciamo si difende da solo. Ma vogliamo unicamente scuotere la vostra attenzione e ricordarvi che se volete seguire questo filo logico fino in fondo, dovete essere disposti a distruggere certe immagini che potevano esservi care e che possono tuttora esservi cari come favole ai fanciulli, ma che ad un dato momento non hanno più ragione di essere credute.